Quando si parla di street art, la prima cosa che ci viene in mente è l'illegalità. E non è del tutto errato. La storia della street art nasce come un movimento che ha radici profondamente illegali e di contestazione, caratteristiche che non sono state perse totalmente, ma che nel tempo si sono evolute, spaziando dal graffito a opere di neomuralismo, spesso commissionate e autorizzate da comuni o grandi aziende. Spesso non le notiamo nemmeno, ma queste opere ci circondano e raccontano le storie delle nostre città, dei nostri paesi e delle nostre strade. Ed è proprio su questo concetto che si basa il lavoro di Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, le autrici del libro Street Art in Italia, viaggio fra luoghi e persone. La prima guida alla scoperta dell'arte urbana Made in Italy, che vuole creare e ispirare un modo di viaggiare diverso, fuori dai soliti itinerari e aperto a tutti. Una vera e propria guida di un museo a cielo aperto in giro per l'Italia.